Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sull'ultima release di Tableau, la 2020.2. In questo video ci focalizzeremo principalmente sulle nuove feature aggiunte per ottimizzare e potenziare le set action, già molto importanti per la parte interattiva delle nostre visualizzazioni. Infatti anche qua sono già presenti e ci permettono di vedere nel contesto dei prezzi delle case a Londra quale cap è più o meno costoso. E già questo lo riusciamo a vedere dalla colorazione. Ma se noi volessimo anche vedere come cambia il contesto in base al cap selezionato, la set action è quello che ci serve. Infatti, schiacciando sui diversi cap, potremo vedere come essi cambiano in base a quello selezionato. Sempre da queste nuove release ci permettono anche di controllare questa selezione da un pannello dei filtri, simile ai filtri. Ma quello che è stato inoltre aggiunto è la possibilità di farlo sempre dalla visualizzazione, però grazie a un menu. E adesso andremo a vedere come, semplicemente aggiungendo altre due nuove azioni. Quindi andiamo a vedere. Partendo da Dashboard, Azioni. Andiamo ad aggiungere una nuova azione. La prima la chiameremo aggiungi valori al sort. Sarà sempre un menu. Mi raccomando, l'origine dati che sia quella che state usando, legata all'insieme, cioè al set che avete creato, e andremo a etichettare questa spunta di aggiungi valore all'insieme. Molto importante perché è quella che assegnerà all'aggiunta dei valori. Facciamo ok e andremo a creare una nuova azione uguale, ma per rimuovere i valori dal set, quindi rimuovi valori al set. Sempre menu, sempre la stessa origine dati, sempre lo stesso set, questa volta rimuovendo i valori e clicchiamo ok. Clicchiamo ok di nuovo. E vediamo che questa volta, quando andiamo a selezionare uno o più cap, nell'insieme ci viene fuori aggiungi valori al set o rimuovi valori al set. Noi andiamo ad aggiungerli. Andiamo a vedere che qua saranno stati aggiunti solamente i valori che abbiamo deciso noi. Dopodiché possiamo andare su un singolo cap, diciamo rimuovi valori dal set. Quindi era l'unico e adesso siamo rimasti con nulla e quindi nullo. Quindi noi andremo a fare una nuova selezione e potremo fare aggiungi valore al set. Quindi sempre qui avremo le nostre opzioni etichettate. Molto importante, se voi quando andate qua in Uber non avete questo menu, dovete tornare sul vostro foglio e assicurarvi che nell'opzione Tooltip, qui avete al passaggio del mouse e non responsivo, se no non funzionerà. Quindi settiamo al passaggio del mouse. Facciamo OK, torniamo sulla dashboard e come vedete, quando passo su un cap potremo decidere se aggiungerlo o rimuoverlo dalla nostra selezione. Questo era più o meno tutto, vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo alla prossima release o al prossimo video. Ciao a tutti.